Allora, il manicomio di ogni spettacolo sta quasi per finire, ritardi, come tu sai, comunque diciamo che è una commedia che vuole essere il doppio, cioè capire quando si fa una commedia gli attori, chi sono, cosa fanno, come si gestiscono, quindi le prove, questa è una commedia che sai che si muove tutto nella prova generale della locandiera in una chiesa, c'è un parroco molto bravo, innamorato di teatro, che ogni anno mette in scena questo spettacolo per i fedeli, insomma, no? I soliti amici, parenti e tutto, ma questo spettacolo gli era già saltato 15 anni prima a Perugia e questa sera sembra che ancora questo spettacolo debba proprio saltare, perché Rosa non lo vuole più fare, viene in ritardo, divorzi, telefonate, problemi, ma alla fine, come tutte le belle storie, si riuscirà a fare questa locandiera fuori scena, poche parole, fuori scena, perché appunto è una prova generale, andrà in scena l'indomani. Io come regista è una cosa che ci tengo particolarmente, soprattutto per far capire che dietro a quello che vediamo di bello, lo spettacolo, c'è un lavoro, ci sono problematiche di tutte le cose dei lavori, quindi un'aziendina piccola anche se è uno spettacolo. Senti, e questa l'hai anche scritta, quindi sei anche l'autore di questa commedia. Ma la cosa carina è che quando io da Milano, perché arrivo da Milano, mi sono trasferito a Roma 22 anni fa, la prima commedia che ho fatto è questa, che si chiamava Attori Famosi, fatto al Teatro 7 da l'amico Michela Ginestra, è però rivista in una chiave completamente diversa, anche se la storia è quella, e io facevo il prete, come adesso invece è un po' storico. Quindi come tu sai è già quasi la decima commedia che faccio in tutti questi 20 anni. Sembra che il pubblico ci segue, che piaccia, e io onestamente la commedia più importante mia, perché di solito sono 2 attori, massimo 3, invece qui sono 5 attori, un teatro importante come l'Anfitrione, quindi invito tutti, tutto il pianeta, i marziani compresi, a venire a vedere. Certamente, allora come si dice prima dello spettacolo? Merda! Grazie!